Salve amici di Prome TV, oggi ci troviamo all'Argimusco, un sito in territorio di Montalbano Alicona che è posto alla fine della colonna montuosa, della catena montuosa dei Peloritani e inizia là dove inizia la catena montuosa dei Nebrodi. È un sito ricco di suggestioni, di mitologia, di racconti che si sono tramandati nel tempo, di studi che hanno fatto tantissimi, perché questo sito si presta a tantissime interpretazioni. Qualcuno lo colloca già vissuto e abitato nell'era preistorica, abitato da giganti, qualcuno lo colloca ai Fenici, sicuramente c'è stata una presenza araba, visto che fondamentalmente è un sito archeo-astrologico. Da qui chiaramente ne sono venute le varie interpretazioni. Sicuramente le forme che qua hanno assunto queste rocce hanno avuto una forte influenza dagli agenti atmosferici, il vento che qua soffia forte, così come il ghiaccio che qua ci troviamo a 1200 metri d'altezza, quindi qua nell'inverno spesso e per tanto tempo il ghiaccio è presente, quindi sicuramente avrà avuto un'influenza nel formare queste sagome il tempo, gli agenti atmosferici, ma altrettanto sicuramente c'è stata la mano dell'uomo, perché altrimenti non si spiegherebbero alcune geometrie, alcune sagome che sono assolutamente scolpite, sembrano segnate, lavorate dalla mano dell'uomo. Quindi è vero, il sito si è prestato forse alla interpretazione di coloro che sono arrivati qua nel tempo dei tempi, e da qua ne hanno fatto un sito proprio, un sito che si presta anche da un punto di vista militare, un punto strategico, perché si domina, allungando lo sguardo, si domina a nord tutto il terreno, con la baia di Milazzo, che va da Capo Tindari a Capo Milazzo, quindi tutta quella baia, tutta quella insenatura è a disposizione dell'occhio umano che abbia voluto scrutare in quella direzione. Così come poi proseguendo tutta la catena dei Peloritani, come dicevamo, e si domina, si potevano scorgere gli arrivi di eventuali assalitori, di eventuali truppe straniere, di chi volesse in qualche modo avvicinarsi a questo posto. E poi proseguendo si continua a vedere tutta la catena montuosa che arriva fino all'Etna, con la sua maestosità. Quella che in siciliano tutti i siciliani definiscono a montagna, cioè la montagna in assoluto, perché il monte Etna non è solo un monte, ma essendo un vulcano è qualcosa che partecipa alla vita, che la determina spesso e volentieri, comunque condiziona la vita delle persone che vivono nel suo territorio, nel suo circondario. E poi si prosegue col dominio della vista per tutta la catena montuosa dei Nebrodi, che da qua partono e arrivano fino ad incrociarsi poi con le Madonie. Si scorge chiaramente il centro abitato di Montalbano e Licona, luogo centrale della vita politica, storica ed economica di tutto il Medioevo. Quindi questo sito, che si presta a così tante interpretazioni, perché diversi studi sono stati fatti, come dicevo, diversi libri sono stati scritti, uno fra tutti vogliamo citarne quello del professore Pantano, un appassionato di Montalbano, che ha dedicato un libro, ma altri libri anche degli studi inglesi sono stati pubblicati su questo sito. Parlavamo delle sagome, delle forme, delle strutture che hanno assunto queste rocce maestose, grandi, grandissime. Chiaramente la più singolare, quella che colpisce di più l'occhio, o quantomeno il nostro occhio di contemporanei, è la Venere implorante, o quella che noi definiamo oggi Venere implorante, perché se è vero, come potrebbe assolutamente essere vero, che quasi si svolgessero riti pagani, ovviamente non trova una sua giustificazione una figura religiosa legata al cristianesimo. Quindi che cosa voleva significare quella figura nei riti pagani? Altra figura importantissima, di spicco, quella che è l'aquila,
L'aquila che volge lo sguardo a sud e sembra seguire il ciclo del sole, quindi il ciclo della luce, quindi il ciclo della vita. E poi le sagome di volti, di figure umane che si possono scorgere piano piano, guardando nella giusta direzione queste sagome, queste rocce che ci sono qua. Sicuramente qua, come dicevamo, si svolgevano dei riti, riti pagani, riti di iniziazione, riti di sacrifici, non sappiamo se anche sacrifici umani, così come altrettanto sicuramente si svolgevano dei riti di purificazione. Qua noi abbiamo delle vasche, quindi possibilmente qua qualche rituale collegato alla purificazione dell'uomo si svolgeva sicuramente. Abbiamo poi il sito, quello che era definito sacro, tra i due corpi rocciosi più consistenti, che si trova proprio al centro di questa area, dove abbiamo anche una pietra, un enorme masso che sembra assumere la sagoma di un altare, di un qualcosa a protezione di chi volesse mettersi là e celebrare eventualmente qualche rito. Tanti sono i segni che qua si colgono, alcuni chiari, alcuni ancora misteriosi, tantissimi si sono adoperati a cercare delle interpretazioni su che cosa vuole essere collegato, a quale ritualità, a quale civiltà antica possa essere maggiormente abbinato questo sito. Voglio ricordare che alcuni hanno definito alcuni studiosi, non chiaramente io o semplice appassionato che vuole magari difendere e promuovere questo sito perché è assolutamente un sito da vedere, da visitare. Come dicevo, hanno definito questo sito l'altra Stonehenge, quindi là non è stata definita totalmente, non è stato interpretato totalmente il significato di quelle strutture di Stonehenge, altrettanto è qua questo sito che non è stato ancora assolutamente interpretato fino a fondo. Nei pressi del masso, di quella sagoma che sembra rappresentare un'aquila, quindi un uccello che accompagnava i defunti oltre la morte, noi troviamo anche un masso che ha delle scalanature parallele, verticali, che potrebbe anche essere stato l'altare sacrificale, quindi su questo masso venivano sacrificate le vittime, non sappiamo se umani o animali, e l'aquila col suo sguardo che se poi si riportava dietro li accompagnava fino ad oltre la morte, perché qua chiaramente, come ci spiegava il maestro Battiato quando è stato qua presente al solstizio d'estate, la vita non finisce con la morte, e magari gli antichi avevano già presente questo concetto mistico e lo praticavano, cose che noi abbiamo già invece con la nostra civiltà abbandonato, ormai siamo diventati un po' troppo materiali. Vi parlavo di sicuro intervento della mano umana, lo abbiamo visto su questi segni scolpiti su questo masso, e anche qua sull'aquila ci sono delle geometrie, delle pietre che diciamo che non possono essere là per caso. Sì, la natura ha sempre regalato all'uomo delle sculture meravigliose, però alcune geometrie, alcune figure si vede che sono proprio modellate dalla mano umana. Un'altra particolarità che assumono le rocce qua all'Argimusco è proprio quella che stiamo vedendo in questo momento, con questi simboli fallici, i menhir, simbolo femminile, simbolo maschile, che andava a simboleggiare la fertilità della terra, della prosecuzione della specie.
Un'altra caratteristica, quello che sembra essere proprio un sestante, un osservatorio, un punto di osservazione del sole, del sorgere del sole, che è proprio indirizzato ad est. Questa carrellata di immagini che vi abbiamo mostrato non è assolutamente esaustiva, tante altre sono le figure che si sono formate qua, ma tantissime non sono state riprese da noi perché è difficoltosissimo arrivarci perché sono coperte da sterpaglie e da rovi. Il posto, come avete visto dalle immagini, è splendido, ma però è assolutamente abbandonato a se stesso. Le uniche parti facilmente raggiungibili sono quelle che sono state pulite in questi giorni proprio per dare modo alla manifestazione del solstizio d'estate di potersi celebrare. Però tutto il resto è abbandonato a se stesso. Nessuna istituzione si è mai presa la briga di occuparsi di questo posto, né le istituzioni locali né la regione, che sarebbe importantissimo tramite l'assessorato ai beni culturali e perché no quello al turismo, ma anche a livello ministeriale sarebbe il caso che se ne occupassero di valorizzare e di mettere all'attenzione primaria dell'interesse pubblico questo sito. Già, come dicevamo, questa è la terza edizione dell'evento solstizio d'estate che viene celebrato e organizzato proprio qua in questo posto, grazie soprattutto al GAL che si è preso la briga di occuparsene, di valorizzarlo e di promuoverlo. Questo è quello che succede purtroppo ai grandi siti archeologici in Italia, soprattutto in Sicilia. E di questo chiaramente ce ne dispiaciamo. Pietre e Stelle, Festival di Archeastronomia 2014. Quest'anno tra i megaliti dell'Argimusco la kermesse inizia all'alba. All'alba, un manipolo di centinaia di persone hanno assistito al crepuscolo e al sorgere del sole. Per accompagnare questo momento, due attori della compagnia Archidrama, Alfio Zappalà e Maria Rita Simone, hanno interpretato alcuni brani da loro scelti dedicati all'alba, alla rinascita, alla vita. È stato un momento molto suggestivo, vissuto con grande passione e grande contemplazione. Raggi di sole spaldano il lembo di tenebre che racchiudono l'atmosfera della notte passata. Bagliori di luce, un abbraccio di calore risveglia la vita. Il leggero torpore iniziale svanisce negli occhi che osservano nel silenzio della nascita l'alba del nuovo giorno. Un'altra lettura proposta da Fabio Bagnasco, giornalista e collaboratore di Franco Battiato, ci illustra il passaggio tra la luce e il crepuscolo, il momento in cui sorge il sole, e il passaggio poi verso il momento serale, quindi del tramonto. Successivamente una splendida preghiera di cinque monaci tibetani provenienti dal monastero di Serajei che hanno pregato insieme ad altre persone con questo rito dedicato alla rinascita, all'alba, alla vita, quindi una preghiera di purificazione dedicata al luogo ma anche alle persone presenti al momento dell'alba. Ciao.
Il solstizio d'estate è un momento molto particolare dell'anno, un momento che è legato ad antiche tradizioni, tanto che nell'antichità si svolgevano in numerosi siti megalitici della Sicilia, ma anche di tutta Europa, riti dedicati alla rinascita, alla fecondità della terra, a momenti di contemplazione della natura. E ancora oggi, in questo giorno, è come se molta gente volesse rivivere quei momenti legati ai nostri antenati, quindi riti legati ad antichi momenti di folklore, ma anche di religione. Voglio subito introdurre questa performance teatrale scritta e diretta dal regista Domenico Bravo, e avremo l'attrice Viviana Lombardo che interpreterà questa performance teatrale. Quindi io chiamo subito il regista per raccontarci qualcosa in più e vi auguro una splendida serata e ci vediamo comunque dopo. Buonasera. Scusate la mise, ma il tempo imponeva questo abbigliamento. Lo spettacolo teatrale Stranieri Familiari è uno spettacolo sul femminicidio, termine probabilmente discutibile ma sicuramente efficace. Non farlo. Non serve a niente. A nessuno. Non farlo. È un male. Per entrambi. Non risolve e non risolverà. Non sciogliere i nodi che ci legano alla vita. Che farai dopo? Che farò in seguito? Non farlo. Hai il potere di scegliere. Abbi questa volontà. Concediti il piacere di continuare. Offrimi il desiderio di esistere. Non c'è passione, né metodo, solo follia e disperazione. È un delitto, niente più. La passione è un ricordo vago e io vago nel ricordo di quella passione che svanendo ha condotto a questo, al ricordo di me. Che mi importa della maniera in cui mi si ricorderà? Si dirà che ero tenero, austera, divertente o noiosa, onesta o sleale, colta o ignorante, perennemente sorridente o insistentemente imbronciata. Ora sono drasticamente assente, lo sono a me stessa, lo sono al mondo e questo è per sempre. Tutto per una paura, la paura dell'abbandono, per un'insicurezza incolmabile, per il rifiuto di un inizio nuovo, terribile, sorprendente. Come nuovo, terribile, sorprendente è il futuro che la vita è sempre disposta a concedere, no? La cosa che mi fa incazzare, che mi fa venire la schiuma alla bocca come un cane fuso come una lampadina. Sì. La cosa che di più mi fa uscire le corna come un babbaluci quando piove. Lui però se le tira fuori perché è felice. A me mi escono perché sono arraggiata. Ecco. La cosa che di più mi scassa la minchia è che dopo si è ammazzato. Ma vaffanculo. Sì, vaffanculo. Ma perché minchia si è ammazzato? Una raggia di quelle che non mi ha appena dicesso come a te, che ora puzzi veramente come un cannavazzo. Non può provare, perché quelli che si sparano dopo che hanno ammazzato non la possono capire, la raggia mia e di quelli che ho lasciato. Perché quelli come a te, che ammazzano con la scusa che tu sei l'amore mio e non mi puoi lasciare, e come faccio senza di te? Non hanno una minchia di passione, perché la passione è specialmente quella che c'è per la vita. Thank you.
al tavolo di un bar in centro. Bello! La kermesse culturale quest'anno è organizzata dall'Istituto di Archeastronomia Siciliana, associazione culturale appena nata che si occupa di valorizzazione di siti archeologici e naturalistici con valenza archeastronomica. E quest'anno la kermesse propone un panorama di eventi molto, molto interessanti, tra cui momenti musicali con artisti provenienti dall'est d'Europa, come la Turchia o l'Azerbaigian, o momenti teatrali come lo spettacolo di Viviana Lombardo e Domenico Bravo che abbiamo appena visto, ma anche Cristina Coltelli, la più giovane arlecchino donna di Sicilia, e il tour della compassione dei monaci tibetani del monastero di Serajei, che propongono dei momenti contemplativi e di preghiere con riti di purificazione sia del luogo e soprattutto dedicati anche alle persone. Questo evento con lo scopo di divulgare questa scienza che è poco conosciuta in Sicilia, non avrei mai immaginato che qualche anno dopo avrei condiviso questa esperienza con tantissime persone, quindi per me è una grandissima emozione e sono davvero, davvero molto ma molto felice. Ci sono tantissimi amici che vengono da tantissimi comuni, tantissime province, quindi sono davvero molto molto commosso. Io sarò brevissimo, il programma è molto molto ricco, abbiamo questa sera tantissimi artisti, musicisti internazionali, avremo il derviscio da Istanbul, il musicista dall'Azerbaigian, altri musicisti siciliani, abbiamo l'onore e il piacere di ospitare il maestro Franco Battiato, il professor Sebastiano Gesù, che tra poco ci racconteranno di questa ultima esperienza con il documentario Attraversando il Bardo di Franco Battiato. Franco, ci dai qualche indicazione? Ci dici perché hai fatto questo film? Allora, l'idea di questo lavoro è venuta a Massimo Pollina, che è alla Teresia, come si dice in italiano, alla destra, alla mia destra. Ecco, è chiaro che mi si invita a nozze, diciamo, no? Perché se mi permettete l'autocitazione, sono un ricercatore di verità e il ricercatore di verità non può fermarsi davanti a niente, né a madre, padre, figli, nipoti, niente. Chatra Rinpoche, questo grandissimo, è considerato un Buddha praticamente, no? Ha 105 anni. Lui, quando ha 18 anni, lasciò la famiglia, lasciò la sua famiglia alle spalle, verso metà strada, camminando, lui ha detto, metà del lavoro l'ho già fatto. Cosa vuol dire? Vuol dire non avere attaccamenti con niente, con nessuno. Ma non significa che tu non ami, anzi, è proprio il contrario. L'attaccamento, voi notate, tutti gli omicidi che stanno succedendo, succedono per la presunzione del maschio cretino che a tutti i costi vuole quella donna, oppure anche un'altra, o per strada la ferma, no? Questo significa ignoranza totale. Che cosa fai? Cosa combini? Noi pagheremo per le cose che facciamo, non finisce. Non è come certo cattolicesimo da quattro soldi che poi c'è l'angelo, c'è Gesù Cristo, Dio che ti salva. No, no. L'impegno è durissimo. Si diceva di Gengis Khan che ha passato 100.000 anni di sofferenze inaudite, da essere un insetto a un cane, a un gatto, a un serpente. Gli animali non sono animali, sono esseri umani che sono rimasti dentro, incatenati, perché hanno combinato dei disastri, disastri totali. Non se la può passare franca uno. L'etica, come diceva il nostro sindaco, unita alla spiritualità, è inarrivabile. Bisogna aiutare gli altri.
Il fatto che io mi sia messo a fare questo documentario è perché, siccome già all'età di 22-23 anni ho avuto delle esperienze mistiche che non sto a raccontarvi comunque, ed ero nato a Ionia, che è un paesino che si chiama Riposto e che si è chiamato Ionia solo per un anno, quindi l'ho sentito come un regalo dal destino. E quindi quando avevo 16-17 anni incontravo qualche burocrate cretino, mi diceva dove è nato, dico a Ionia con la J di Eraclito. Giordano Bruno ha dimostrato che il corpo ci aiuta fino a un certo punto, poi è una cosa da buttare, la gente va nei cimiteri così ma non si trova più nessuno lì, perché il corpo va in disfacimento, saranno... Quindi siamo andati a Kathmandu, perché Kathmandu, da quando la Cina, grande Cina, la grande Cina ha deciso di distruggere questo popolo tibetano, che è quello che sta dando di più come potere spirituale rispetto a tutti quelli che si sono manifestati fino ad oggi, no? Quindi sono stati costretti ad abbandonare il Tibet ed andare a Kathmandu e quindi in Nepal in generale. Poi c'è chi è in India, comunque sono arrivati tutti da quelle parti. Pensate che tre lama tibetani, sapendo che stavano arrivando i cinesi per ammazzare migliaia di persone, sapevano che c'erano questi tre guru spirituali, vanno lì, loro in meditazione hanno lasciato il corpo e quelli hanno trovato un sacco. Viva la signora Maria! Maestro Franco Battiato sono stati dedicati due momenti artistici, uno musicale con la reinterpretazione del brano Ukuntu a cura di Antonio Smiriglia e di Cantori della Tradizione, e successivamente la parte di danza roteante, così viene chiamata in Occidente, ma sarebbe meglio chiamarla Sema, ovvero questo momento di preghiera del derviscio di Istanbul, Serdar Adem Uslan, che ha proposto un momento di questo sema che è stato davvero molto molto suggestivo. In pieno inverno abbiamo le mamme che portano le figlie vestite da primavera, con il fango, con le cose, almeno il mio carnevale da bambina è stato questo, in realtà era qualcosa di molto 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 diverso. Quanti altri messaggi sono cambiati, sono affievoliti, sono morti? Alban Erwin, due parole che richiamano riti celtici. Questo è il nome dato alla danza del rito del solstizio, proposta dal gruppo Danzarem di Romina Bulcassin, in arte Laila Emir, insieme a Ivana Chimisso e l'ospite internazionale Yasmin Nammu, una grande danzatrice italo-brasiliana che oggi vive a Bologna. Tutto è stato accompagnato dalla voce di Silvia Puglisi e dalle percussioni di Umberto Arcidiacono.
questa danza, questo rituale propone una contemplazione al sole che tramonta nel giorno del solstizio d'estate, che è il giorno più lungo dell'anno. Musicali più suggestivi, suoni della natura a cura del maestro Giuseppe Severini, filosofo e liutaio, che a Randazzo ha realizzato una vera e propria casa della musica e della liuteria medievale. In questa sua performance spiega un po' come nella preistoria si utilizzavano alcuni strumenti della natura come corni e conchiglie per realizzare melodie legate all'ancestralità della natura. Quest'anno Pietre e Stelle 2014 all'Argimusco è stato un evento davvero straordinario, circa 3.000 persone hanno partecipato all'evento inaugurale del Festival di Archeastronomia. E come direttore artistico sono davvero molto felice di aver condiviso questa esperienza con tanti artisti provenienti da tutta Europa e artisti anche siciliani come Mater Matuta, questa band etnica che ha chiuso un po' il Festival di Archeastronomia. Il festival continua, le prossime tappe saranno il 27 luglio ad Agrigento e poi a Malta, dove ci sarà una settimana intera dedicata all'archeastronomia intorno all'equinozio di autunno. Vi aspettiamo quindi ai prossimi appuntamenti e vi auguro cieli sereni.